Ciao a tutti amici di ExtremeArdor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le Cougar Immersa headset di tipo stereo. In commercio è disponibile anche il modello Immersa Pro dotato di una scheda audio USB che ci permetterà di ottenere un suono surround 7.1 sempre virtuale. Partendo dalla confezione dell'immersa stereo, classica confezione di cartone sulla quale ritroviamo alcune immagini illustrative e dettagli sia nella parte frontale, sia in quella laterale, sia in quella posteriore. All'interno della confezione troveremo un manuale utente, uno splitter a due jack 3,5 mm con connettori placca di oro ed infine troveremo le Cougar Immersa. Come notiamo, il design è caratteristico della colorazione principale dell'azienda, ovvero i due colori nero ed arancione. La struttura principale è caratterizzata da due, possiamo dire, due fili di alluminio con un rivestimento in plastica, colorazione arancione. Nella parte superiore troviamo una headband elastica con un'imbottitura buona in similpelle, un rivestimento esterno in similpelle. Nella parte superiore troviamo il logo e ovviamente il nome dell'azienda. Spostandoci verso i padiglioni, troviamo dei padiglioni di generose dimensioni, in quanto è un headset over-ear, ovvero andrà a coprire le orecchie. Nella parte più esterna troviamo il logo dell'azienda che rappresenta il Puma con un inserto di colore alluminio argento. Troviamo anche degli inserti sempre in alluminio anodizzato di colore arancione e qui troviamo semplicemente della plastica. Troviamo nel lato sinistro un microfono retrattile completamente snodabile, quindi ci permetterà di orientarlo verso la bocca e migliorare la comunicazione in gioco con programmi di chat vocale. Il lato di destra è identico a quello di sinistra, stesso design, stessi inserti, stessi dettagli. È un headset abbastanza flessibile, come possiamo vedere. La headband di tipo elastico ci permetterà di calzare l'headset più facilmente sulla testa di ciascuna persona. Possiamo osservare anche la generosa dimensione e spessore dell'imbottitura interna dei padiglioni rivestiti sempre in similpelle con imbottitura in gomma. Nella parte interna troviamo un inserto rivestimento in tessuto molto morbido e all'interno dei padiglioni troviamo dei driver da 40 mm in neodimio. Con il cavo, scusate, rivestito in treccia di tessuto, troviamo un controller sul cavo che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono e di regolare il volume. Troviamo infine il singolo connettore jack 3,5 mm con connettore placca d'oro che ci permetterà in questo caso di collegare le immersa a un headset, scusate, a uno smartphone o un tablet per ascoltare la musica e collegando lo splitter ci permetterà di collegarle al computer e quindi utilizzarle anche in gioco. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com dove troverete ulteriori immagini, dettagli, informazioni e i nostri testi su questo headset. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.